Certi piatti si presentano in forma liquida. Possono trasformarsi in forma solida, riservando addirittura una sorpresa finale. Curiosi? Sigla! Stretta tra il mare e le montagne, la Liguria è una delle terrazze panoramiche più belle d'Italia. La varietà dei suoi paesaggi, il suo clima quasi perfetto, la sua storia gloriosa, la rendono una destinazione imprescindibile per chi vuole scoprire la bellezza del nostro paese. Perché un viaggio in Liguria è un'esperienza completa, in grado di soddisfare anche i visitatori più esigenti. Bentornati a Gussibus. Come la nostra copertina vi ha anticipato, la puntata di oggi parte dalla Liguria, una regione bellissima che vanta dei luoghi leggendari. Pensate a Portofino, alle Cinque Terre. Viaggiare in questa terra è una vera gioia per i sensi, perché oltre alle spettacolari vedute, regala dei profumi e dei sapori indimenticabili. Due caratteristiche che vengono riassunte alla perfezione da un'erba aromatica che per certi versi è l'emblema di questa regione. Erba che non potevamo non scegliere come ingrediente principale per la ricetta di oggi: il basilico genovese DOP. Il basilico, originario dell'India e introdotto nel Mediterraneo dai Romani, che ad esso attribuivano proprietà curative, divenne coltura tradizionale a Genova nel XIX secolo, grazie all'introduzione delle serre in agricoltura. Le eccellenti caratteristiche di questa pianta aromatica ne hanno poi causato l'estensione della coltura su tutto il territorio regionale, rendendola un prodotto tipico riconosciuto in tutto il mondo. Parliamo di una pianta che risente moltissimo dell'ambiente di coltivazione. Le sue caratteristiche sono sempre determinate dal territorio e quello genovese è inimitabile, tanto da essersi meritato il riconoscimento del marchio DOP. Ha foglie di forma ovale e convessa, dimensioni piccole, colore verde tenue. Il suo profumo è delicato, non presenta quella traccia di menta che si riscontra in altre qualità. La Liguria dunque è la regione del basilico, qui si concentra l'8% della produzione nazionale, con circa 70 ettari di superfici coltivate, di cui 25 in serra, e oltre 1 milione di mazzi prodotti ogni anno destinati al mercato del fresco. A questi vanno aggiunti altri 28.000 quintali destinati alla trasformazione artigianale e industriale per un fatturato di circa 15 milioni di euro. L'importanza di questa pianta aromatica è già insita nel suo nome, che probabilmente deriva dalla parola greca basileus, re. E noi l'abbiamo messa nelle mani di un re dei fornelli, Ernie Lombardo. Classe 1964, Ernie Lombardo, accompagnato dalle antiche tradizioni partenopee, è ora uno dei più quotati personal chef di Milano. Chiamato dal popolo Scugnizzo ai fornelli, non dimentica le influenze francesi che hanno inondato la cucina napoletana. Ed è proprio quel connubio Italia-Francia che nel 1700 diede vita alla cucina cosiddetta dei Monzù ad essere fedele strumento di Ernie, unito alla creatività e all'estro della grande gastronomia della sua terra. Benvenuto Ernie, Scugnizzo ai fornelli ma anche Monzù. Ciao Roberta, grazie. Ciao. Per questo invito meraviglioso che mi hai fatto. Perché ti chiamo Monzù? Spieghiamo al nostro pubblico che la parola Monzù, mutuata dal francese Monsieur, sì, indicava i cuochi napoletani nel Settecento. E tu ne sai qualcosa di questa cultura e delle caratteristiche che ne derivano? È chiaro che dobbiamo tirar fuori quello che sono le parole importanti, no? Dal Settecento fino ad oggi, guarda quanto tempo è passato. Sì, movimento culinario, perciò Francia-Italia. Italia dove? Questi grandi cuochi, che erano i Monsieur francesi, no? Che era il cuoco di corte, il ricco francese aveva lo chef capo era il Monsieur.
Perfetto. Delegazioni che partono in tutto il mondo. Una di queste arriva nel porto di Napoli. Pensa te, nel porto di Napoli si unisce la delegazione francese dei cuochi a quella napoletana. Sai, noi a Napoli. Cosa gli viene fuori? Roberta, noi a Napoli abbiamo la cultura e la voglia di storpiare tutti i nomi. Da Monsieur nasce Monzu. Rabuat nasce la lattina e da Sartù nasce Sartù. Ma la genovese, ad esempio, deriva da un nome di uno chef? Ecco, mi hai colto in castagna. La genovese, devi sapere, che è una ricetta napoletana. Tra poco arriviamo alla nostra ricetta. Ecco, perché si chiama genovese? Perché il primo che ha cucinato questa ricetta è stato un cuoco, si dice, di Genova. Ah, di Genova. Zena. Okay. Invece il tuo accento mi sembra lombardo. Di nome di fatto lombardo, no. Ernie? Lombardo di nome, ma di fatto napoletano di Mergellina. Ecco, però vivi a Milano. Vivo a Milano. E allora, sì, certo, chiudiamo questo cerchio con la nostra ricetta, perché viste le premesse sono molto curiosa di sapere cosa ci hai portato e cosa cucinerai con il basilico ligure. Beh, posso dirti che il basilico, essendo una grande pianta e che io amo da buon napoletano, non potevo che accoppiare questa foglia a questo grande animale che è il polpo. Perciò faremo un brodetto di polpo in verdure dell'orto ai profumi di basilico. Devo dire, è un gran bel omaggio allora alla bella terra di cui parliamo proprio in questa puntata di Gustibus. Grazie Ernie per averci portato questa ricetta, Roberta. E diamo subito gli ingredienti per 4 persone. Per il brodetto occorrono un polpo verace congelato da circa 1,5 kg, 2 cipolle rosse, 2 carote, un gambo di sedano, 4 pomodorini, un fascio di basilico, un bicchiere di vino bianco e un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'aceto balsamico invecchiato, 50 g di zucchero di canna, olio extravergine d'oliva, quanto basta direi, pepe, spago alimentare. Per le patate, 1 kg di patate novelle gialle, 10 g di foglie di basilico, acqua e sale. Per la crespella, 100 g di farina, 100 ml di latte intero, un uovo e un pizzico di sale. Beh, devo dire, ingredienti molto semplici che ricordano la cucina di casa, ma sono sicura che con il tocco di un grande chef quale sei ci sarà una bella differenza. Allora, da dove cominciamo? Anche perché i ragazzi dell'Italian Chef Academy di Roma, che come sempre ci ospita, fremono e quindi vogliono cominciare a cucinare. Beh, sicuramente, Roberta, il primo passaggio è quello di mondare le verdure, perciò dobbiamo essere molto attenti qui, perché dobbiamo lavarle bene. E poi dopo lavate le cipolle, le carote e il sedano. Con il bicarbonato? Ma guarda, dico di sì, però se non ce l'abbiamo possiamo tranquillamente lavare bene, dico con un po' di acqua e aceto, come si faceva una volta, va bene? Sì. Ecco, allora dopo lavato dobbiamo iniziare a lavorarle, perciò piano piano andiamo a pulire queste verdure. Le cipolle, destra, sinistra, testa e coda. Togliamo la buccia, le carote invece togliamo la propria buccia e comunque testa e coda, e poi rimane il sedano, che conviene comunque togliere la parte superiore, che è quella più fibrosa, quella che dà fastidio al palato. Perciò con un semplice pela patate andiamo poi a pulire anche il sedano. Queste verdure ci serviranno come base per il brodetto? Assolutamente sì. Una cosa molto interessante è la posizione di queste verdure. Insieme ai pomodorini poi? Assolutamente sì, perché hai ragione benissimo, ci sono 4 pomodorini che vanno poi ad accompagnare la cottura. Okay. Questi pomodorini anche lì li mondiamo e gli diamo un taglio. Attenzione al taglio, Roberta, perché è importante. Sì, com'è? Sempre non in pancia, ma dalla testa, perché è lì che parte la colonna vertebrale del pomodorino. Non l'avevo mai sentita, la colonna vertebrale è fantastica. Sono il pomodoro. Il pomodoro, è chiaro. Ecco, però vive come viviamo noi. Perciò se tu lo tagli in pancia, lui cosa fa? Si affloscia. Invece noi dobbiamo tenerlo ben pronto. Mezzo taglio dalla testa fino in giù. E il prossimo passaggio qual è? È quella della posizione. Perciò nella nostra casseruola iniziamo a mettere quello che ci serve, ma non al centro, perché tutto quello che è solo al centro poi non fa altro che aggredirsi con il fuoco. Invece noi pian piano nel perimetro della casseruola andiamo a dare questo giro. Le carote, come abbiamo detto, il sedano, la cipolla, i pomodorini e poi, perché no, il
Basilico. Ah, il basilico, chiaramente, e poi? E poi c'è il grande maestro di tutti i maestri, l'octopus, che è il nostro polpo. Polpo. Io non so se tu sai che io metterò il polpo congelato. Tu me lo racconti in maniera straordinaria, per cui ti ascolto. In Italia esiste la montagna e il mare. Chi è al mare viene accompagnato dal polpo, ma chi è in montagna come fa? Lo può comprare in qualsiasi luogo congelato e lo conserva nel congelatore. Quando lo tirerà fuori non farà altro che avere un polpo con tutte le sue caratteristiche organoelettiche. E in più ce l'avrà già snervato. Ok, dopo di questo? Il terzo passaggio, che sì, è quello del bagno. Non dimentichiamoci che qualsiasi attività di cottura crea un sugo. E noi abbiamo il brodetto. Come lo creiamo? Con acqua e vino. Un bicchiere d'acqua, un bicchiere di vino. Insieme che fanno poi quest'acqua pazza. Perché l'acqua prende forma di pazzerella. Ok, e lo mettiamo in cottura. Ma certamente sì, accendiamo il fuoco e andiamo avanti con questo tipo di cottura per 50-60 minuti. Il tempo dipende molto dal peso del polpo. E mentre aspettiamo la cottura del polpo ci fermiamo un attimo perché c'è da vedere il nostro primo servizio di questa puntata. E allora, l'abbiamo vista come chef nella nostra cucina, ma adesso è un'inviata speciale, l'abbiamo scelta come inviata speciale. Micaela Dicola, in arte Miki Chef, ci racconta quelle che sono le eccellenze enogastronomiche del nostro paese, partendo da una cantina davvero speciale, Casata Mergè. Siamo in una delle più belle zone del territorio laziale, nel cuore dei Castelli Romani, dove si produce il Frascati Superiore di OCG. Oggi sono qui per raccontarvi la storia di una cantina di eccellenza, Casata Mergè. Marco, che cos'è Casata Mergè? Allora, Casata Mergè è un'azienda familiare che nasce nei primi anni del Novecento grazie a mio nonno, che ha iniziato la sua attività imprenditoriale da viticoltore. Successivamente, nel 1960, mio papà ha continuato questa attività di famiglia e oggi io, mio fratello e le mie sorelle abbiamo deciso di continuare questa storia, questa bellissima storia familiare, investendo sia sul territorio che in cantina. In che modo? Con l'acquisizione di nuovi vigneti, avvalendoci della collaborazione di professionisti del settore, tra i quali un agronomo che ci segue la parte dei vigneti e un enologo in cantina che assembla i prodotti ed altri collaboratori con cui abbiamo soprattutto anche un rapporto umano. Questo fa sì che cerchiamo sempre di migliorarci anno dopo anno per dare un prodotto di qualità che poi va a finire sulle vostre tavole. Massimiliano Mergè, tu sei il direttore generale dell'azienda. In questa zona si produce il Frascati Superiore di OCG e lo abbiamo detto prima, ma so che voi andate ben oltre questo tipo di prodotto. Beh, in effetti l'azienda è dinamica sotto questo punto di vista. Noi produciamo circa 20 etichette di vini differenti, cominciando dalla linea Venere e Cupido, che sono dei vini pensati esclusivamente per un pubblico giovanile. Abbiamo poi creato la linea 1960 in omaggio all'inizio dell'attività di mio padre, appunto nel 1960, per poi continuare con una linea Camelot che riprende tutti i nomi dei Cavalieri della Tavola Rotonda, o meglio in parte dei Cavalieri della Tavola Rotonda. E poi per chiudere c'è la linea Sesto 21, che è una linea che ha delle caratteristiche particolari. Senti, ma tra tutti questi vini ce n'è qualcuno che può essere considerato il fiore all'occhiello dell'azienda o comunque un vino a cui tenete particolarmente? Sì, senza dubbio la linea Sesto 21, a cui noi dedichiamo veramente il massimo dello sforzo e dell'impegno, perché è una linea in cui sono rappresentati quattro tipologie di prodotti, tutti del Lazio. Cominciamo con il Frascati Superiore di OCG per proseguire con Sauvignon pluripremiato GT Lazio del 2016, che è stato terzo miglior bianco d'Italia, per proseguire con un passito di Malvasia, e poi c'è il Syrah Sesto 21. Ecco, è proprio il Syrah Sesto 21 il vino a cui mi sono ispirata per il piatto che voglio farvi assaggiare oggi. Sei curioso? Ottima scelta, il mio preferito. È quasi pronto, tra poco ve lo farò assaggiare. E questo è il piatto che mi ha ispirato il vostro Syrah Sesto 21. Abbiamo una tartare di fassone battuta al coltello, della crema di pecorino,
dei gelsi bianchi essiccati. Qui ci sono dei fiori di capperi, una crema di anacardi e per finire proprio questo sesto 21 sferificato con una tecnica particolare. Io direi che a questo punto possiamo concederci anche un bel brindisi col vostro Sira sesto 21. Visto che siamo in tema, vogliamo consigliare un vino che possa sposare il gusto del tuo piatto? Beh, Roberta, essendo un polpo, io consiglio comunque un vino secco, perciò asciutto, come si dice in gergo, e poi profumato. Ad esempio, una falanghina bianco. Mi piacerebbe. Un bianco, certamente sì. Anche perché deve proprio andare a comporre quello che è il nostro brodetto. Mi fa girare la testa, sia la falanghina che l'odore. Del tuo brodetto. Andiamo avanti allora. Prossimo passaggio è quello poi della cottura ultimata. Sì. Cosa si fa quando è ultimata la cottura? Si incomincia a, diciamo, pulire quello che è il nostro polpo, no? Sì. Ecco, perciò bisogna stare attenti nella pulizia, perché ci sono delle parti che vanno completamente eliminate. Tipo? L'occhio, uno dei primi, e perciò bisogna cercare di non andare a intaccarlo, perché sennò potrebbe poi andare a perdere delle sue materie. E poi l'altra è il becco, cioè la parte della bocca. Che usa il polpo quando deve aggredire i crostacei. Ma e sei molto brava. Togliere che cosa? Sicuramente cosa vuoi che vada a togliere? Va a rompere, Il guscio, va a rompere il guscio, perché dovrà mangiare anche lui, no? Ok, sì, ecco, mi fai emozionare. Ma vabbè. Cosa vuoi che ti dica? Mi fa molto piacere. Sì. Dopodiché, poi andiamo, dopo che l'abbiamo eviscerato, e perciò l'abbiamo pulito, abbiamo poi ridotto il nostro polpo con gli 8 tentacoli, dobbiamo poi andare a procedere con una lavorazione che è quella della glassatura dei tentacoli. Scusa se ti interrompo, ma il procedimento per la glassatura qual è? Semplicemente... Sono una profana. Semplicemente adagiare in una padella l'aceto balsamico. Ok. Portare ad ebollizione questo aceto balsamico, perciò ci vorrà pochissimo tempo, circa 10 minuti va già ad ebollizione. Dal momento in cui iniziano le bollicine dell'aceto balsamico bisogna spegnere il fuoco, adagiare all'interno lo zucchero di canna e iniziare a rimestare così come si faceva negli antichi tempi. Perciò girare finché lo zucchero non è completamente sciolto. Perfetto. E lì c'è densità di glassatura. E poi dopo aggiungiamo il nostro alimento principale, che sono i tentacoli del nostro polpo. Molto bene, però prima di procedere con le altre preparazioni della tua meravigliosa ricetta, ci fermiamo un attimo per vedere il nostro prossimo servizio. Ci occupiamo ora di un prodotto molto caro ai più golosi e parlo della mortadella. Dal cuore degli italiani al cuore di Verona, la mortadella Bologna IGP, la sposa perfetta come molti la chiamano in virtù della sua versatilità in cucina, arriva nel centro storico della città veneta in occasione del Vinitaly and City, grazie ad un evento organizzato dal consorzio che ne tutela la produzione. Credo che sia per questo prodotto un momento di seconda vita, un ringiovanimento importante. La mortadella Bologna è cambiata in maniera importante negli anni, sono cambiati i maiali, sono cambiate l'alimentazione dei nostri suini, però devo dire la cosa più importante è che la mortadella oggi ha mantenuto il gusto ma ha ridotto in maniera evidente i grassi. Siamo passati sotto il 24%, ormai è un prodotto, non dico per tutti, ma si può mangiare veramente a cuor leggero. Degustazioni e cooking show, chef, pizzaioli e blogger si sono esibiti presentando abbinamenti inediti e sorprendenti, come il re dei panini, Daniele Reponi. La cosa più bella della mortadella è il profumo, ha dei profumi eccezionali, leggermente speziati ed è utilizzabile in tantissime maniere. Ovviamente piace a grandi e piccini, io la utilizzerò in un modo un po' più particolare, quindi abbinata ai capperi, quindi un profumo, anche lì lavoriamo proprio sui profumi. E poi l'altra cosa meravigliosa che mi fa impazzire della mortadella è quel vellutato che esce fuori dalla fetta, quando la si affetta
con l'affettatrice, si può mangiare anche più grossa, tagliata a mano, insomma è veramente versatile e si può utilizzare in mille maniere. Una giornata di festa per gli oltre 150.000 visitatori arrivati per celebrare il salume più amato dagli italiani. Bentornati nella nostra cucina di Gustibus e in compagnia dello chef Ernie Lombardo stiamo preparando un brodetto tiepido di polpo con verdure di stagione al profumo di basilico, quello ligure. Nella prima parte della puntata ci siamo occupati del polpo, lo abbiamo messo in cottura con le verdure e poi c'è stata la parte della glassatura. E adesso? Adesso patate. Le patate novelle. Le patate novelle, famose patate novelle. Perciò andiamo sicuramente a lavarle. Perciò mondiamo le patate, le sbucciamo e le tagliamo a tocchetti. Il tocchetto è importante perché dipende dalla sua dimensione, così sarà la cottura. Noi daremo 2-3 centimetri, perciò abbastanza grandi, ok? Sì. Ecco, le immergiamo in acqua. L'acqua anche lì è importante, Roberta, non bisogna mai superare l'altezza delle patate. Perciò dipende dal contenitore che noi usiamo, piccolo, medio o grande. L'acqua sarà in funzione del contenitore. Va bene, maggio è il mese delle patate novelle. Assolutamente sì, in tutta Italia, specialmente anche nella mia zona nativa, tu sai che sono di Napoli, perciò tutte le campane agro-nocerine danno una patata novella molto interessante, una buccia molto fine di pasta gialla e sono piene, devi sapere, di sali minerali, così come il nostro basilico, perciò danno benessere e salute a noi tutti. Mi togli le parole di bocca perché ero pronta a elencare quelle che sono le qualità nutrizionali, come di consueto facciamo qui a Gustibus, di questa pianta aromatica. 100 grammi di basilico apportano 22 calorie e contengono 3,2 grammi di proteine, 2,7 di carboidrati, 0,6 di grassi e poi tanti sali minerali e tante vitamine. E per finire, l'eugenolo, che oltre a dargli il profumo caratteristico è anche un antidolorifico naturale. Previene raffreddori e malattie della pelle, stimola la digestione e ha un effetto rilassante sul sistema nervoso. Ernie, lo sapevi? Sì, sapevo qualcosa, non così tanto come tu l'hai spiegato, però mi sembra che faccia molto bene alla salute, perciò mangiamone tanto, E andiamo avanti con la nostra preparazione. Cosa manca da fare? Beh, manca sicuramente ora ancora mettere insieme altri ingredienti per creare questa famosa crespella o crepe. Sai Roberta, qui ci sono tante dicerie, crepe dolce, crespella salata, siccome all'interno di questo fagottino, ecco, andremo a mettere poi il nostro polpo con le patate e la cipolla che è anche un pochino acida, allora io la chiamerei crespella. E come la facciamo? La facciamo con degli ingredienti molto semplici. Qui ti racconto una piccola storiella in 2 secondi. La storiella dell'uno. Me l'ha insegnata la mia bisnonna. Uno, uno, uno è sempre lo stesso. Cioè uno di farina, perciò 100 grammi di farina, un uovo e poi latte, 100 ml, che è sempre un decilitro. Perciò uno, uno, uno nella vita è importante. Uniamo questi 3 ingredienti, andiamoli a mescolar bene e si creerà questa pastellina che in padella l'andremo a mettere con un fuoco moderato per creare questo fagottino. Ernie, ti ascolterei per ore, però devo interromperti perché c'è il nostro ultimo servizio da vedere. Prima abbiamo parlato delle qualità nutrizionali del basilico e ricordiamo quanto è importante che il buon cibo sia anche sano. E di questo si è parlato al Nutrimi, un importante appuntamento sull'alimentazione e sulla nutrizione, che quest'anno ha dato grande rilevanza ai salumi italiani e al loro enorme successo nel mondo. In un contesto internazionale funestato da tensioni politiche e tendenze protezionistiche, i salumi italiani di qualità continuano a conquistare nuove fette di mercato. Nel 2016, secondo i dati Istat, l'intero comparto ha infatti registrato un più 6,3% in termini di quantità esportata e un più 4,8% in valore. Un successo che non passa inosservato, dovuto a tanti fattori diversi, tra cui sicuramente il miglioramento qualitativo dei prodotti proposti.
Proprio di questo si è discusso al Nutrimi 2017, il congresso scientifico di riferimento in Italia riguardo le tematiche di nutrizione e alimentazione, grazie alla partecipazione dell'ISIT, Istituto Salumi Italiani Tutelati. Sono prodotti che fanno parte della sfera più emozionale della nostra alimentazione, quella più tradizionale, quindi sono una parte integrante della nostra cultura e della dieta mediterranea. Questo è venuto fuori in maniera molto importante, però oggi, a differenza che in passato, sono anche molto più in linea con i dettami della scienza nutrizionale moderna. I recenti dati scientifici ci dicono che i valori nutrizionali dei salumi sono modificati in meglio, cioè si è ridotto enormemente il numero di grassi, il numero di conservanti, in particolare nitrati e nitriti, e si è ridotto il sale, che sappiamo in Italia consumare in eccesso rispetto ai fabbisogni consigliati dai LARN. Inoltre la presenza di proteine di alto valore biologico, la presenza di vitamina B12, zinco e selenio sono molto utili alla salute, sempre quando li inseriamo in un contesto di dieta mediterranea. Poi dobbiamo anche ricordare che l'Italia è il paese che ha probabilmente più controlli al mondo dal punto di vista di processo igienico-sanitario, insomma abbiamo un vero e proprio esercito di 5.000 veterinari che vanno a fare ispezioni, più ci sono gli autocontrolli delle aziende, perché ricordiamo che la salumeria italiana è una delle più famose al mondo, e quindi ci sono aziende grosse, importanti, dietro molto strutturate, che hanno sistemi di autocontrollo aziendale molto efficienti, e poi ci sono anche tutti i controlli di processo che poi in particolar modo hanno i salumi dopo IGP. Ricordiamo che sono enti di controllo esterni, terzi, che sono supervisionati dal Ministero e dall'Unione Europea. Buoni e sani, i salumi italiani tutelati riconquistano il posto che meritano nel cuore di tutti i buongustanti. Bentornati nella nostra cucina. Ernie, a te piacciono i salumi? Beh, Roberta, te lo dico in napoletana, e codice a fa. Te, guarda che linea, certo che mi piacciono. Io con l'arrivo dell'estate farò il salame al cioccolato, ma quella è un'altra storia, bene, perché un'altra è dolce. Va bene, andiamo avanti e anzi, io sono golosa di salumi, di salame al cioccolato, ma non vedo l'ora di guardare il tuo piatto, di vedere, di assaggiare il tuo piatto realizzato. Per cui adesso c'è un piccolo break pubblicitario, ma tra poco daremo spazio agli ultimi passaggi di questa favolosa ricetta insieme a Ernie Lombardo. Per cui restate con noi, a Gustibus, vi aspettiamo. Bentornati a Gustibus. Durante l'interruzione pubblicitaria, Ernie Lombardo ha raggiunto i ragazzi dell'Italian Chef Academy, che vedete alle mie spalle, per curare personalmente gli ultimi dettagli del suo brodetto di polpo verace con verdurine di stagione al profumo di basilico. Vado a dare un'occhiata. Ragazzi, ci siamo. Oh, Roberta. Stupendo. Ti piace? Molto. Bene, mi fa molto piacere. Descrivici un po' come hai impiattato questo piatto, perché poi vedo anche altre distrazioni, ma verranno dopo. Iniziamo con questo. Bene, è il brodetto famoso con verdure dell'orto e anche del basilico, perché, come tu mi hai detto, è l'ingrediente principale. Perciò questo brodo è proprio quello che è la storia poi dello street food napoletano. Un brodo ripurpo, quello che si vendeva a Portanolana quando ancora tempi fa si faceva. Io ho voluto proprio proporre questa ricetta per ricordare proprio questo. Perciò dal brodo che il polpo ci ha regalato, all'interno abbiamo messo un tentacolo, perciò la ranfetta si chiama in napoletano, le verdure che poi erano all'interno della cottura, perciò le carote, il sedano,
e la cipolla che sembra quasi caramellata. C'è veramente tutto. Una foglia di basilico per adornare quello che è già molto importante, che è il nostro brodetto di polpo. Ti fa tornare un po' alle tue origini, sì, abbiamo assolutamente detto. Sì. Però vedevo altri piatti qui in scena. Quindi descrivimi un po' che cosa è successo e che cosa sono. Questi, vabbè, li riconosciamo. Sì, li riconosciamo. Allora, questa grande cottura, questo brodetto all'interno, sì, cosa c'era prima di tutto? Il polpo, no? Sì. Il polpo ha 8 tentacoli. Uno l'abbiamo usato per fare il nostro brodetto, ma gli altri li abbiamo, pensa, glassati. E dalla glassatura che abbiamo fatto ai nostri tentacoli poi abbiamo aggiunto delle cipolle, cioè degli, sì, anelli di cipolla. Beh, sono adagiati sul letto di cipolle. Assolutamente sì. E queste patate che abbiamo fatto all'acqua pazza. Le novelle. Le novelle al profumo di basilico. Buono. Okay? Poi le orchidee che, ecco, certamente tutto molto, sì, un po' d'adorno ci vuole sempre in cucina. Sì. Ok? E la la crespella, attenzione, perché è salata. Perché la crepe salata. È dolce. Allora, i tempi antichi, sì, tanto tempo fa, non si buttava mai niente. Da questo viene fuori il cibo di rimanenza, quello, mm-hmm, che il giorno dopo veniva rifatto. Ecco, nella mia cucina, la mia cucina è molto partenopea, no? Sì. Ricorda proprio questo, non gettiamo mai via nulla, anzi riproponiamo le seconde cotture. Perfetto, allora io mi sono, e allora io mi sono inventato questo, la crespella con l'uovo, la farina e il latte, e all'interno, carino, pensa te cosa c'è, quello che abbiamo già cucinato. Sì, perciò, diciamo le rimanenze dei tuoi piatti. Dei miei piatti, perciò del polpo sminuzzato, della cipolla e delle patate, chiuso con un fiocco di erba cipollina, un filo d'olio extravergine d'oliva e poi, come vedi, un po' sempre di aceto glassato e un po' di adorno. Una spennellata. Una spennellata. Perciò qui abbiamo un primo, un secondo e anche un contorno. Da una sola cottura vengono fuori tre portate. Mi trovi entusiasta davanti, insomma, alla tua arte, anzi, io conosco il contenuto di questa crespella, ma se non fosse così rimarrei entusiasta, sorpresa e felice e mi farebbe tornare bambina. Questo è un fuori programma, Roberta. Ecco, di solito il piatto viene presentato così. Ti faccio vedere. L'apriamo, che quando l'apriamo e voilà. E voilà. Andiamo all'interno a vedere, sì, cosa poi c'è. Vabbè, vedi che la crespella si apre e all'interno viene fuori quello che io ti ho detto. Il polpo, la cipolla, le patate e il nostro meraviglioso basilico. Ernie, a chi dedichiamo queste tue opere d'arte? Allora, dedicherei più la crespella. A chi? A mia figlia, a Giorgia. Perché ogni giorno mi dice, papi, fai il cuoco, mm-hmm, ma non mi cucini mai nulla. Allora ogni mattina che io mi tiro su, impasto un po' quello che ti ho detto prima e gli faccio una crespella che diventa crepe, perché la donno con cioccolato marmellata. E perciò con un po' di zucchero filato sopra si diventa quello che è la, diciamo, quello che è la colazione della, buona, mia cara Giorgia. Mia. Quanti anni ha tua figlia? 22 anni ha. E vive a Milano, sì. Perfetto, allora la salutiamo insieme. Un grande papà che dà tante lezioni di vita, ma di cucina. Quindi Giorgia, fai tesoro degli insegnamenti di tuo padre. Grazie agli allievi dell'Italian Chef Academy di Roma che ci ospita come sempre, ovvero ad Alessandro e Davide e naturalmente al tuo assistente Giuseppe. E grazie al nostro chef Ernie Lombardo che ci, grazie, ha fatto dono di, voi, questa meravigliosa ricetta. Grazie per essere piacere, stato qui, Roberta, con noi. Vi ricordo che se avete perso qualche passaggio di questa ricetta e delle altre della nostra nuova edizione di Gustibus, consultate semplicemente il nostro sito www.la7.it/gustibus. Ci vediamo tra 7 giorni, sempre sulla 7. Buon appetito a tutti, ciao, grazie. Terra di confine, terra di contrasti. Il Friuli Venezia Giulia è la regione situata all'estremo nord-est d'Italia. Il suo territorio va dalle Dolomiti all'Adriatico, offrendo a chi la visita scenari diversi e tutti di una bellezza straziante. Natura, ma anche storia e cultura. Trieste, il capoluogo, è un gioiello dell'atmosfera mitteleuropea. Aquileia, patrimonio dell'umanità sotto tutela dell'UNESCO, una delle città romane meglio conservate. Da qui partirà la nostra prossima puntata. Ci vediamo tra 7 giorni.